Segretario, che vento tira? Di ripresa, di riscossa, di partecipazione, di unità, di tutto quello che serve per rimetterci in piedi, perché noi siamo coscienti che tante aspettative degli italiani in questi mesi sono state raccolte dalla Lega e da 5 Stelle, però è anche il tempo nel quale loro stanno tradendo queste aspettative. È impressionante quanto non si preoccupino del lavoro, della produzione, dei consumi e soprattutto non si preoccupino di ammettere che in realtà non sono d'accordo su nulla e questo costo lo stanno pagando gli italiani. È bello lo slogan prima agli italiani, però fino adesso dopo 9 mesi sono gli italiani a pagare il costo di questo governo, soprattutto loro. Se il pericolo è quello di un paese che con soprattutto la Lega di Salvini sta sprofondando nella sua economia, noi dobbiamo difendere l'Italia e difendere l'Italia vuol dire mettere al primo posto il lavoro, lo sviluppo, la scuola e ritrovare le ragioni, pur nelle differenze, però di combattere per impedire questa deriva. Loro sono diversi ma si uniscono, noi dobbiamo, anche se siamo diversi, lottare uniti, perché al centro non ci sono i nostri interessi ma ci sono le persone e la possibilità per le persone di guardare più serenamente al futuro. Forza Nuova, Congresso di Verona, ci sono tante manifestazioni della destra che fanno paura. Qual è la risposta del suo partito? Fanno paura perché è una destra che non sa immaginare il futuro e quindi ripropone schemi del passato che andavano bene a volte nel Medioevo, la gogna, le donne a casa a tenere i figli, il maschio che sta fuori a lavorare, addirittura nella legge Pillon del centrodestra l'intermediazione familiare quando c'è violenza sessuale dentro la famiglia. Loro si stanno approfittando della difficoltà di prospettare un futuro migliore, ma noi siamo qua proprio per questo. Abbiamo fatto il congresso, siamo tornati uniti, siamo tornati per cambiare e siamo tornati per ridare una speranza alle famiglie di questo paese. Quindi il messaggio che le lancia è di speranza e di cambiamento? Per gli italiani e per le italiane. C'è chi ha tradito la fiducia, loro sono molto bravi a raccontare i problemi delle persone ma sono totalmente incapaci a risolverli. Noi non vogliamo raccontare i problemi, vorremmo provare a risolvere i problemi delle persone. 1.600.000 persone sono andate ai gazebo, hanno votato, ognuno ha fatto la sua scelta, non abbiamo fatto finta di niente, ho messo la polvere sotto il tappeto, abbiamo aperto una nuova fase, io mi auguro unitaria, non è che parlo di me perché c'è un nuovo segretario, però abbiamo detto tornare tra le persone. Ecco, posso dire che quel messaggio è arrivato, capito, recepito, stiamo voltando pagina e ora uniamo l'Italia per salvarla, perché se lasciamo l'Italia a chi diffonde l'odio, l'Italia muore. Vede, l'odio, che è la grande, diciamo, elemento identitario di Salvini, non è solo eticamente sbagliato, ma il problema è che l'odio non risolve i problemi, l'odio non crea lavoro. L'odio non crea sicurezza. Dire agli italiani noi non vi difendiamo più, compratevi le pistole e sparate, è esattamente l'opposto della sicurezza urbana, perché in tutti i paesi del pianeta Terra quando girano più armi e più pistole ci sono più morti per le strade e anche dentro le case. E quindi è incredibile quanto, partendo da una grande domanda di sicurezza, in realtà creano insicurezza. E poi io penso che Salvini i problemi degli italiani non li risolverà mai, per un motivo semplice, perché ci campa. Lui vive dei problemi delle persone, delle paure delle persone, è impressionante. Quindi ora ci rimettiamo in marcia.